La Spezia forse è una squadra leggermente più tecnica, l'Avellino forse è una squadra molto, molto più tosta. E devo dire che sono stati bravi, perché in 10 con un'inferiorità numerica portare in porto un risultato del genere vuol dire che stanno bene con la testa e con le gambe. Quindi ci aspetta una partita difficile, ma lo sapevamo, sarebbe stato comunque anche con lo Spezia, però dipende molto da noi. E so che in questi momenti dove ci si gioca qualcosa di importante, la reazione non è in base a quello che ti dicono, ma a quello che ti senti dentro. Quindi cioè, poi è soggettivo, c'è chi ha bisogno magari di essere spronato, c'è chi invece bisogna essere lasciato tranquillo. Quindi non ho mai pensato che se gli fai sentire il gladiatore vanno di più. Cioè, questo, sì. Bello del calcio che hanno vinto tutti, chi si allenava nei corridoi, chi si allenava facendo i gradoni, chi si allenava con la palla, cioè bello del calcio perché è forse lo sport più democratico del mondo, cioè, che tutti hanno ragione e nessuno ci ha torto. E molte volte il destino di una stagione, di un anno, di un allenatore, molte volte dipende da un palo, da un rigore fatto, da un rigore sbagliato, però questo fa parte. Però alla lunga di solito vince la squadra sempre più forte. E noi dobbiamo essere più bravi di loro, soprattutto dobbiamo, secondo me, quanto parlo di gestire la partita, parlo dal punto di vista tecnico, non dal punto di vista solo fisico, anche dal punto di vista tecnico. Perché se vogliamo fare risultato dobbiamo averlo. Sicuramente dobbiamo essere alla pari dell'Avellino e poi secondo me la partita rispetto all'Avellino, secondo me, noi lo dobbiamo vincere anche tecnicamente. Questo secondo me. Cioè dobbiamo essere più bravi di loro, secondo me noi siamo pronti, anche perché ci siamo preparati, lo sapevamo che dovevamo affrontare questi playoff e ci è capitato l'Avellino, secondo me siamo pronti e domani ci vuole una squadra con il cuore molto caldo e con la testa soprattutto molto fredda.